Immagina di salire su un palco e improvvisare una scena della tua vita reale, mettendo in gioco pensieri, emozioni e relazioni che ti creano difficoltà. Potrebbe sembrare folle, ma è esattamente ciò che succede in una seduta di psicodramma. In questa forma di terapia, i protagonisti sono le persone reali che mettono in scena episodi della propria vita per esplorarli secondo un'altra prospettiva. Lo psicodramma è stato ideato negli anni 20 dallo psichiatra Jacob Moreno. La sua intuizione rivoluzionaria fu quella di utilizzare l'espressività e la creatività proprie del teatro per liberare il potenziale terapeutico che è nascosto in ognuno di noi. In questo video vedremo quali sono i principi, le tecniche e le sorprendenti applicazioni di questo metodo, che fa dell'improvvisazione e del coinvolgimento emotivo i suoi elementi distintivi. Ciao, se non mi conosci, io sono Jacopo, uno studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Mi raccomando, iscriviti al canale se non vuoi perdere le prossime uscite. Jacob Moreno nacque in Romania nel 1889. Fin da bambino mostrò interesse per l'improvvisazione e per il teatro. Dopo gli studi in medicina si trasferì prima in Germania e poi negli Stati Uniti, dove mise a punto il suo metodo, lo psicodramma. Moreno credeva nel potere terapeutico e catartico del teatro. Pensava che mettendo in scena situazioni problematiche, i pazienti potessero entrare in contatto con i propri sentimenti e superare quindi i loro traumi. Invece di far interpretare un copione scritto da altri, nello psicodramma ogni partecipante interpreta se stesso, esplorando varie possibilità d'azione. Ad esempio, una persona con difficoltà relazionali potrebbe mettere in scena un litigio, provando modi diversi per gestire il conflitto. Oppure un paziente depresso potrebbe drammatizzare un evento doloroso del passato, sperimentando reazioni alternative. Moreno poi ideò anche il teatro della spontaneità, spettacoli di improvvisazione dove gli attori e il pubblico interagivano liberamente. È in questo modo che esplorò il potere terapeutico dell'espressione creativa e dell'incontro umano. Lo psicodramma si diffuse inizialmente in America e poi in tutto il mondo. Ad oggi è utilizzato in psicoterapia, nell'educazione, nel lavoro sociale e nello sviluppo delle comunità. Rappresenta un approccio innovativo che valorizza la creatività umana. Lo psicodramma si basa su alcuni principi chiave sviluppati da Moreno. Innanzitutto pone l'attenzione sul qui ed ora. L'enfasi è sul vissuto emotivo immediato del protagonista, non su eventi passati. Ad esempio, se una persona ha problemi sul lavoro, metterà in scena una situazione reale e attuale di un conflitto con un collega, non episodi legati all'infanzia. Poi abbiamo la spontaneità e la creatività. Si incoraggia infatti in questa forma di terapia l'espressione spontanea e la sperimentazione creativa di nuovi comportamenti. Non c'è infatti un copione definitivo. Ad esempio, un protagonista può improvvisare diverse reazioni a uno stimolo del terapeuta. Un altro aspetto fondamentale è l'incontro tra persone. La rappresentazione drammatica favorisce l'incontro empatico tra i partecipanti. Per esempio, interpretando un familiare del protagonista, si comprendono meglio le sue difficoltà. Infine abbiamo il coinvolgimento del corpo e delle emozioni. Oltre alla parola, si usano azione, movimento e contatto. Questo permette un contatto migliore con i vissuti più profondi. Quindi lo psicodramma muove la mente, il corpo e le emozioni per esplorare nuove possibilità di azione nel qui ed ora, in un contesto interpersonale, creativo e spontaneo. Questo tipo di terapia viene utilizzato in contesti molto diversi, con obiettivi e modalità specifiche. In psicoterapia, per esempio, si utilizza per aiutare i singoli pazienti a elaborare traumi, comprendere dinamiche relazionali problematiche, sperimentare nuovi comportamenti. Una persona con attacchi di panico può mettere in scena una crisi in un luogo pubblico per apprendere strategie di gestione dell'ansia. In ambiente educativo e scolastico, lo psicodramma può sviluppare capacità espressive e relazionali degli studenti. Dei ragazzi, per esempio, possono drammatizzare eventi di bullismo per sensibilizzare le persone. Nelle aziende, poi, si utilizza per favorire la leadership, la comunicazione e il lavoro di squadra. Un team che ha conflitti può mettere in scena una riunione difficile per poi analizzarne le dinamiche. In ambito sociale e di comunità, poi, lo psicodramma stimola partecipazione e impegno civico su questioni di interesse collettivo. Gli abitanti di un quartiere degradato possono rappresentare il problema e cercare soluzioni alternative. Ma facciamo un esempio vero. Il caso di Mario, un uomo che ha difficoltà sul lavoro con il suo capo. La seduta inizia con il riscaldamento, dove i partecipanti fanno dei giochi per entrare nello spirito dello psicodramma. Per esempio, su richiesta del regista, salutano gli altri in modo bizzarro, camminando all'indietro o recitando di essere un animale. Dopo questa fase di riscaldamento arriva il momento centrale, la scelta dell'argomento da mettere in scena. Mario sceglie quindi di drammatizzare un litigio avvenuto il giorno prima con il suo capo. Vengono quindi assegnati i ruoli. Un partecipante interpreta il capo e un altro un collega che ha assistito alla scena. Ha inizio così l'azione drammatica vera e propria. Mario e gli altri partecipanti improvvisano la situazione conflittuale, lasciandosi guidare dalle istruzioni del regista. Ad esempio, il regista può chiedere di recitare la stessa scena rallentando i movimenti, per prendere maggiore consapevolezza delle emozioni in gioco. Dopo alcuni tentativi, si passa alla condivisione. Mario e gli altri attori esprimono come si sono sentiti durante la messa in atto della scena. Ed infine c'è l'elaborazione, in cui il protagonista riflette su quanto emerso con l'aiuto del gruppo e del regista, delineando nuove prospettive del cambiamento.
Questo esempio aiuta a comprendere le potenzialità dello psicodramma come strumento di esplorazione e trasformazione della propria realtà interiore e relazionale. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa tecnica. Se qualcuno di voi fa teatro, mi scriva qua sotto se prova un certo potere catartico quando entra in scena. Lo psicodramma poi è caratterizzato da alcune tecniche. Per esempio abbiamo il doppio, dove un partecipante si pone alle spalle o di fianco del protagonista e ne verbalizza pensieri e sentimenti, dando voce al suo mondo interiore. Poi abbiamo lo scambio di ruoli. Protagonista e attore si scambiano i ruoli per favorire la comprensione reciproca. Ad esempio, se Mario interpreta il capo, può capire meglio le ragioni dell'altro. Poi abbiamo la tecnica dello specchio. Il protagonista quindi osserva se stesso recitato da un altro attore, come guardarsi allo specchio. Questo permette di vedersi da una prospettiva esterna. E poi abbiamo l'inversione di ruolo, dove si invertono le dinamiche abituali. Ad esempio, Mario può interpretare un capo compassionevole e autorevole. Queste ed altre tecniche mirano a moltiplicare le prospettive, a sviluppare empatia e sperimentare nuove modalità relazionali. Ma questo tipo di terapia funziona? Studiando l'attività cerebrale con tecniche di elettroencefalografia, è emerso che lo psicodramma coinvolge maggiormente la corteccia prefrontale, sede delle funzioni esecutive come il ragionamento, la pianificazione e il controllo degli impulsi. Rispetto ad altri metodi psicologici, stimola di più queste aree legate alla razionalità. Ma allo stesso tempo, la drammatizzazione attiva anche l'emisfero cerebrale destro, coinvolto nell'elaborazione delle emozioni e nell'espressività creativa. Inoltre, la messa in scena delle relazioni interpersonali provoca una maggiore attivazione dei neuroni specchio, quei neuroni che si attivano quando compiamo un'azione dopo averla osservata dagli altri. E questo spiegherebbe l'effetto empatico dello psicodramma. Lo psicodramma, quindi, è un approccio che può apportare grandissimi benefici, ma presenta anche alcune difficoltà da considerare. Alcune persone possono, per esempio, sentirsi molto a disagio nel recitare e improvvisare. Serve quindi un conduttore molto esperto e un gruppo rispettoso. Inoltre, questo metodo non è adatto a tutti, per esempio non è adatto a chi soffre di disturbi psicologici molto gravi. Quindi i punti di forza dello psicodramma riguardano il forte coinvolgimento emotivo, l'apprendimento attivo e lo sviluppo di capacità personali. I limiti sono legati alle difficoltà di applicazione. Va valutato quindi caso per caso se può essere un metodo utile, considerando attivamente i pro e i contro. In questo video abbiamo visto una delle miriadi tipologie di psicoterapie. Qualcheduna l'ho già trattata in qualche video, vi lascio qua la playlist. Se siete curiosi, vi invito ad andarla a vedere. Grazie per aver visto il video fino alla fine e io vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao!